Cominciamo subito. Allora, nel frattempo, io ho creato un piccolo jingle così, giusto per creare un po', non li sappiamo tutti quanti, abbiamo dei nomi, però in qualche modo. Allora, partiamo con il primo, facciamo la sorpresa, così come quello di Maria che dice: dai le carte, vediamo chi è il primo. Adriano Esposito, 80 anni, il 13 agosto. Esatto. Ci legge... Stiamo bugiando perché mi costa. Ci legge, corregge e si incazza. Quando abbiamo... Quando capita qualche errore di frequente sul giornale, ma quelli un po' più grandi, alle 9:30 massimo ci vado davanti al piano. Dice a quello che è sbagliato, corregge. Da ordini. Decide cosa va e cosa non va, il comando è nel DNA degli Esposito. Adriano, un giovane ottantenne, non ha problemi. Usa i social con intelligenza, scopre amori e racconta la sua Ischia, di ieri e di oggi. Ed è un'Ischia sicuramente migliore di quella che abbiamo e che vorremmo avere. Grazie. Adriano. Ma hai dipinto in quattro parole. Ti ho dipinto in quattro parole. Adriano, se andate sul suo profilo social lo scoprirete, a parte il fatto che se siete fortunati come me qualche volta potete avere pure accesso a quello che è il suo archivio fotografico. Se avete ancora un po' più di fortuna vi racconta pure che significava l'Ischia da giovani, perché Adriano è stato uno che Ischia da giovane l'ha conosciuta, l'ha vissuta e l'ha resa bella anche per molte persone che si sono trovate l'hai ballata molto, diciamo che l'hai amata molto, l'amo ancora. Questo amore svanisce man mano in questi ultimi tempi. Io perché sto qua? Io sono un letterato. Io se scrivo delle cose per me è fatica, perché mentre scrivo quelle quattro parole poi le correggo e ricorreggo, non ho la penna facile, non so come si dice, però mi viene dal cuore di scrivere delle cose fatte che mi giro intorno per il paese e vedo le cose che non vanno. A me non mi piace che mi fanno il centro del paese un amore e poi a valle a monte ci sono le facce. Questo è un piccolo esempio, potrei continuare per mezz'ora, ma non è questo il momento. Volevo semplicemente ricordare perché sono qua. Tanti anni fa, forse 30, passeggiavo per via Montano, fuori da Bergomino Mare e Castello, e c'erano dei basoli coperti dal cadavere, l'asfalto. Questi basoli si erano ribellati all'asfalto e mano a mano l'asfalto saltava e loro in periodi venivano fuori. Allora io dissi, ma che ci vuole a togliere un po' di asfalto e raddrizzare questi basoli? Signori,
scrisse il mio primo articolo a papà, il quale mi sapeva che tu devi fare un piacere, tu devi fare una rubrica. Tentai un po', poi di scrivere per uno che non è abituato, era fatica. Allora ho rinunciato. Però ogni tanto, quando mi vedo in mente, e vedo che è una cosa che non ce la faccio più, allora scrivo. Non mi interessa chi è il sindaco. Non mi interessa. Se il sindaco fa una cosa buona, io dico che ha fatto una cosa buona. Adesso, per esempio, lui è il primo a criticare Piazza degli Eroi. Io la trovo bellissima, bellissima. Prima chiamavano il quattro vie, buona piazza. Tanto sta che la famosa Caccavella, che tutti quanti critichiamo, speriamo che la tolgono e non mettono niente al posto della Caccavella, perché il lavoro è stupendo. Ecco, lui spesso che scrive male della piazza è malafede. A me un'altra cosa che non mi va, mi sta la letta media, l'altra lei come dice letta? Allora si chiudono le pinete e fanno bene. Ma perché si chiudono le pinete? Perché ci sono degli alberi pericolanti. Allora non ci sono soldi al comune, e io lo capisco. Però non ci vogliono tanti soldi per abbatterli, quegli alberi pericolanti e buttarli a terra, perché io qualche volta la spiegando con mio cane vengo ammazzato da un albero. Allora diligentemente chiudono le pinete e fanno bene. Però ci sono due pinete dove potete andare a morire.